Benvenute amiche e amici, oggi parliamo di torce. Ma chi sono io per parlare di torce subacquee? Se non mi conosci, sono Federica e su questo canale condivido la mia passione per le immersioni subacquee. Quindi, se anche tu sei appassionato o appassionata di immersioni subacquee, ti consiglio di iscriverti e attivare la campanella per non perderti i prossimi video. Dunque, nella parte iniziale di questo video voglio spiegarvi quali sono i parametri per scegliere al meglio, con consapevolezza, una torcia subacquea. E nella seconda parte del video invece faremo un piccolo unboxing, perché proprio oggi ho comprato appunto una nuova torcia su. Avevo infatti bisogno di comprare una nuova torcia subacquea e in realtà io non ne sapevo molto di torce, quindi che cosa ho fatto negli scorsi giorni? Mi sono ovviamente informata, ho fatto un po' di ricerca online, ho chiesto a persone più esperte di me qualche consiglio e quindi sono arrivata, diciamo, ad avere un'idea un pochino più precisa di questo mondo e che voglio appunto condividere con voi. Quindi adesso partiamo da quelli che sono, secondo me, i fattori più importanti da tenere in considerazione quando si sceglie una torcia subacquea. Primissima cosa da tenere in considerazione è sapere bene di che cosa avete bisogno, nel senso, siete degli appassionati di immersioni, andate tante volte all'anno a fare immersioni magari in grotte, relitti, ok, allora questa è un'indicazione molto precisa perché saprete che avrete bisogno molto probabilmente di una luce abbastanza potente. Oppure siete dei subacquei che non vanno mai oltre i 10-15 metri in profondità, cercate di capire più o meno quali sono gli utilizzi che poi ne farete. Secondo fattore fondamentale è la luminosità. La luminosità viene calcolata in lumen, che è appunto l'unità di misura della potenza della luce. Per darvi un'idea generale, più o meno 500 lumen dovrebbe essere una potenza sufficiente a coprire, diciamo, diverse esigenze. Ovviamente, se andate oltre, aumenterete la potenza della vostra torcia. E a questo punto un piccolo disclaimer, attenzione, assolutamente bisogna stare attenti a non puntare mai le torce ad altezza occhi per non accecare i vostri poveri amici. E questo ancora da tenere più in considerazione quanto più la torcia è potente, perché in quel caso non solo darete fastidio agli altri sub, ma potrete veramente danneggiare gli occhi. Quindi mi raccomando, torcia sempre in basso. Terzo elemento da tenere in considerazione per scegliere una torcia subacquea che faccia al caso proprio è il fascio luminoso. Questo determina appunto quanto è ampio o è stretto il fascio di luce che esce dalla vostra torcia. Un fascio stretto è ideale tendenzialmente per oggetti più lontani e più piccoli, mentre un fascio ampio ovviamente è per illuminare aree più grandi e in questo caso vi può tornare molto utile soprattutto se fate foto o video, perché in quel caso, nella maggior parte dei casi, avrete bisogno di illuminazione un pochino più completa che non si focalizzi semplicemente su un punto. In commercio esistono sia i tipi di torce che vi permettono di avere entrambi i fasci di luce, quindi potete regolarli, quindi cambiare da un fascio stretto a un fascio più ampio, oppure e questo l'ho notato nelle torce di fascia di prezzo più basse, quindi le entry level, quelle più economiche, hanno solamente l'opzione del fascio di luce stretto, quindi non potete regolarlo. In genere sono anche abbastanza piccoline, sono lunghe e strette, però hanno solamente quell'opzione. Quindi se cercate una torcia un pochino più versatile che potete appunto regolare a seconda di quello che avete bisogno, vi consiglio di orientarvi verso una torcia regolabile che ovviamente questa feature, questa caratteristica aumenterà il prezzo ovviamente. Altro fattore da guardare, il quarto fattore, è la batteria. Molte delle torce subacquee ormai in commercio vengono fatte con batterie ricaricabili, per fortuna. Però ovviamente anche qua ci sono delle distinzioni. Esistono comunque ancora, forse pochissime, ma esistono ancora delle torce con le vecchie proprio le pile, usa e getta. E quelle ovviamente sono le torce di fascia più bassa. Poi ci sono le pile, tipo le stilo ricaricabili, e poi ci sono, che sono quelli appunto le torce di fascia più alta, sono le batterie ricaricabili al litio. Per le torce ricaricabili, altri parametri importanti da guardare sono il tempo di ricarica, quindi per quanto tempo dovete tenere in carica la torcia per far sì che sia al 100%, e poi quanto tempo dura una volta che appunto la utilizzate magari alla massima potenza, avere un'idea di quanto può durare.
Ovviamente anche qui le batterie che durano di più, che si ricaricano in meno tempo, sono poi quelle che vi costeranno di più, ovviamente. Quinto parametro, la durabilità, ovvero la longevità, la vita di una torcia. Sappiamo che l'acqua del mare, essendo salata, ha purtroppo un potere corrosivo e tende a rovinare i materiali di qualsiasi tipo nel corso del tempo. Quindi questa è un'altra discriminante importante, capire di quale materiale è fatta la vostra torcia, perché appunto è un buon indicatore di quanto vi durerà nel tempo. Per darvi un'idea, qualche esempio di buoni materiali, parliamo di acciaio inossidabile, policarbonato, alluminio. Esempio di materiali scadenti invece sono le plastiche di bassa qualità e i metalli non rivestiti, che avranno quindi la tendenza a corrodersi più facilmente e più rapidamente. Guardate anche la profondità massima per cui quella specifica torcia è stata studiata. Infatti, anche qua, quelle di fascia più bassa, vedrete che spesso sono adatte fino magari ai massimo 15-20 metri. Salendo un pochino di più di prezzo, tendenzialmente aumenta anche la profondità a cui potete portare la vostra torcia. Ultimissima cosa è anche la manutenzione, quindi la cura che ci mettete voi. Infatti sappiamo benissimo che dopo ogni immersione dobbiamo sciacquare bene in acqua dolce tutta la nostra attrezzatura, che si tratti di pinne, muta, maschera, eccetera, tutta va ben sciacquata, immersa in acqua dolce. A maggior ragione questo discorso vale per gli apparecchi elettronici. Infine, ultimo parametro da tenere in considerazione sono le dimensioni e il peso. Anche qui, ovviamente, ci sono in commercio torce lunghe, piccole, pesanti, meno pesanti. Anche questo è un parametro abbastanza importante. Ovviamente, il top del top sarebbe una torcia piccola, leggera, compatta, ma molto potente. Spero di avervi dato una panoramica utile e degli indicatori che possano aiutarvi nella comprensione e nella scelta della torcia che più fa al caso vostro. Ma ora veniamo alla seconda parte del video, la parte più succosa e divertente, ovvero l'unboxing della torcia che ho comprato proprio oggi. Eccola qua. Si tratta di questa marca americana, si chiama Light & Motion, e Sola, o Sola, anche se spero non sia una sola, anche perché non l'ho pagata poco. È una marca americana che è specializzata in illuminazione subacquea. Quindi già, secondo me, questo, diciamo, è una garanzia, affidarsi a un brand che faccia solo ed esclusivamente quella cosa lì. Non so se si trova in Italia, ho fatto una piccola ricerca, mi pare di no, non credo ci siano dei distributori. Forse lo trovate su Amazon o direttamente sul loro sito. Il fatto che la scelta sia ricaduta su questo prodotto, al di là del, diciamo, la qualità, eccetera, eccetera, è che da questa parte di mondo, infatti io al momento vivo in Nuova Zelanda, per chi non lo sapesse, non ho accesso a tutti i marchi che trovate in Italia o che si trovano in Europa. Ad esempio qua Mares e Cressy ci sono, ma si trova una scelta limitata di prodotti, mentre se ne trovano altre marche che si trovano più raramente in Europa. Quindi insomma io mi sono recata in questo negozio dopo aver fatto un po' di ricerche e ho visto che avevano praticamente solo questa marca, forse un'altra, però di questa marca avevano anche tanti modelli e loro erano molto ferrati e mi hanno saputo consigliare al meglio. Quindi la scelta è ricaduta su Light & Motion. Spero che così si veda abbastanza bene. Allora apriamo la scatola. Dunque viene con questa bella trousse, non so come chiamarla, comunque la sua case. Apriamola e troviamo, eccola qua, dan 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 dan, la mia nuova Sola Light & Motion Dive 1200. 1200 sono i lumen, appunto. Qua spero la vediate, dovrebbe vedersi abbastanza bene. Ok, allora partiamo subito. Come vedete è piccola, compatta, pesa circa 250 grammi, quindi abbastanza leggera. È potente perché 1200 lumen è già un ottimo indicatore di potenza. Ma la cosa che più mi piace e che cercavo in realtà in una torcia è proprio questo mount che già viene venduto assieme alla torcia, che è regolabile appunto. Quindi voi la potete mettere così, sulla mano destra o sinistra, e vedete che spettacolo. Non avete le mani occupate, ma avrete praticamente le mani sempre libere, e questo secondo me è un grande vantaggio. Sempre dentro troviamo, vabbè, il manualetto di istruzione, anche se in realtà è molto semplice e intuitiva da usare, poi vi faccio vedere meglio.
poi troviamo il suo caricatore, perché infatti questa è una torcia a cui le batterie si ricaricano e si ricarica in circa, se non sbaglio, 150 minuti. Quindi questa è la mia nuova torcia, molto brevemente altre due cose volevo farvi vedere. Allora, innanzitutto questa ha il fascio che si regola, quindi posso averlo o wide, quindi ampio, oppure più stretto a seconda della necessità, e si fa così. Qui sopra c'è questo interruttore, ok? Quindi spostando la levetta in avanti avremo il fascio di luce ampio, invece spostandola dietro cambiamo la modalità e ce l'avremo stretto, ok? Quindi tornando alla modalità di fascio più ampio, che faccio vedere così che si vede meglio, poi dopo spostando questa, la stessa levetta in avanti, abbiamo luminosità 2 e luminosità 3. Spero si veda la differenza. E stessa cosa quando voglio switchare al fascio di luce stretta, posso aumentare o diminuire. Questa purtroppo non me l'ha regalata nessuno, l'ho comprata in tasca mia, non l'ho pagata poco. L'ho pagata circa 300 euro, quindi parliamo di una torcia di fascia abbastanza alta, non altissima perché esistono torce poi molto più costose. Perché la mia scelta è ricaduta su questa? Un po' ve l'ho spiegato prima, ma poi anche perché volevo una torcia versatile che potessi soprattutto portare in questo modo e che poi mi potesse essere utile per le riprese video. Infatti io, nonostante sia ancora molto agli inizi e sia veramente una schiappa, però mi diletto sott'acqua con la GoPro. Vi faccio vedere molto molto brevemente. Questo è il mio setup di GoPro. Come vedete qua ho già una luce, è sempre della stessa marca. Ad ogni modo scrivetemi sotto se volete un video in cui vi spieghi un pochino meglio sul mio setup della GoPro. Volevo un'altra luce da sostituire a questa, che fosse un pochino più ampia e potente, quindi mi sa che proverò a sostituire questa con quest'altra e utilizzare questa come invece altra torcia da tenere sempre sulla mano con il mount. Lo posso fare, ho già chiesto, e anche questa qua si adatta. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia magari fatto un pochino più chiarezza sul mondo delle torce subacquee. Io non vedo l'ora di utilizzare la mia. Tra l'altro seguitemi su questo canale, perché a breve andrò in una località esotica a fare immersioni e vi porterò con me, e ovviamente userò questa. Quindi scrivetemi qui nel box se vi è stato utile questo video, se avete domande scrivetemi voi che torce avete, se conoscete questa marca, se ne avete altre, insomma parliamone ragazzi. Per questo video è tutto, noi ci vediamo alla prossima e buone bolle!